Salve a tutti, in questa lezione vi parlerò della menzogna e voglio chiamare in causa il più importante filosofo dell'era moderna e forse di tutti i tempi, cioè il grande e immenso Immanuel Kant. Vediamo che il filosofo tedesco, leggendovi alcuni suoi passi, seppur brevi ma tuttavia molto importanti, per farci comprendere dell'eventualità che una determinata menzogna o di per sé il mentire sia lecito o meno. Quindi adesso vi leggo alcuni passi veramente molto importanti riguardo proprio la menzogna, che purtroppo diciamo che nella società è molto diffusa. Allora, la menzogna è sempre qualcosa di riprovevole e di spregevole, poiché noi dapprima dichiariamo di voler manifestare agli altri il nostro pensiero e poi non lo facciamo. In tal modo abbiamo infranto il nostro patto e agito contro i diritti dell'umanità. Se noi però, in ogni caso, fossimo puntualmente veritieri, potremmo spesso cadere vittime della cattiveria di quanti si prefiggessero di abusare dal nostro rispetto per la verità. Se tutti gli uomini fossero ben intenzionati, non solo sarebbe un dovere non mentire, ma nessuno neppure mentirebbe, non avendo nulla da temere. Poiché tuttavia gli uomini sono malvagi, è vero che si corre spesso pericolo nell'osservare senza eccezione la regola della verità, donde l'origine della nozione di bugia necessaria, il che costituisce un punto molto critico per ogni filosofo morale. Perché se in caso di necessità si potesse rubare, uccidere e ingannare, allora il caso di necessità distruggerebbe le basi stesse della moralità. Cosa è infatti un caso di necessità? Non giudicherà ognuno a suo modo se si trova o meno in un caso di necessità. In mancanza di un criterio, quando si presenterà un caso di necessità, le regole morali diventeranno incerte. Mi sono voluto soffermare su questo punto molto, ma molto importante. Vediamo che, come giustamente afferma il filosofo, la menzogna di per sé è un qualcosa di spregevole, in quanto, con una giusta osservazione, se in un primo momento gli uomini in teoria sono intenzionati a non mentire, mentre poi fanno tutt'altro, cioè il contrario, di per sé è spregevole perché si ledono diciamo, i diritti dell'umanità. Quindi si verrebbe a creare nient'altro che una società diciamo di falsità, diciamo, di menzogne. Quindi è un pericolo di per sé la menzogna. Poi partendo da questo appunto presupposto, vediamo che mette in risalto i casi di necessità, cioè di bisogno. Vediamo che questo mette in crisi tutti i filosofi morali, in quanto a causa proprio della necessità e del bisogno stesso, insomma, c'è il rischio appunto che si possa minare i principi morali stessi, per una società giusta. Quindi, a causa proprio del bisogno, a causa proprio delle necessità stesse della vita, appunto i principi morali stessi possono essere minacciati. Quindi ognuno diciamo, valuterebbe una determinata situazione in maniera soggettiva e non oggettiva, a seconda proprio del bisogno. Quindi, in un certo qual modo, si vuole giustificare addirittura
in certi casi la menzogna stessa, in quanto possono ritenerla anche, diciamo, positiva per la propria sopravvivenza. Però giustamente Kant afferma, appunto, in base a quello che ho detto prima, e si intuisce, che è un qualcosa di veramente dannoso e pericoloso per l'umanità. Perché poi questo che cosa comporterebbe? Che tutti sarebbero autorizzati, che ne so, a rubare, addirittura uccidere, quindi per necessità. E tutto questo ovviamente non deve affatto succedere. Ripeto, riguardo proprio a questo fatto, in una scorsa lezione riguardo proprio Marx, riguardo in particolar modo il capitalismo, Marx fece una giusta osservazione. Vediamo che il capitalismo stesso crea, no, molta disoccupazione. E questo che cosa comporta? Appunto, che i principi stessi morali rischiano di essere appunto minacciati dalle necessità stesse. E questo ha provocato proprio il capitalismo. Cioè il capitalismo, appunto, generando disoccupazione, di conseguenza rischia di distruggere i principi stessi della moralità. Oh. Questa è una osservazione molto, ma molto importante che fece Marx. Quindi alcuni divennero, diciamo, per inclinazione, dei furfanti, dei ladri, insomma, dei delinquenti, mentre altri per necessità. Oh. Vediamo che nel primo caso bisogna condannare categoricamente, perché è un'inclinazione propria di questo individuo. Mentre nel secondo caso, diciamo, a causa dei bisogni veri, purtroppo questi soggetti hanno perso i principi, il valore proprio dei principi morali. Quindi per necessità hanno commesso anche atti indegni. Tuttavia però, se anche la necessità ha portato a questo, non bisogna comunque giustificare queste azioni. Però voglio dire, è anche da capire, voglio dire, la fame, come si dice, rende ciechi. Quindi fin quando si sta bene, che le cose vanno bene, diciamo, certo qual modo si rispettano, si hanno ancora dei valori, però quando c'è la fame e uno rischia veramente di non mettere il pane sulla tavola, voglio dire, lì poi dipende anche dagli individui, voglio dire, ci sono persone che sono anche disposte a rimanere povere, a vivere per la strada pur di commettere atti indegni, però ci sono anche altri individui per una propria dignità, per le proprie esigenze, per determinate situazioni che non sopportano, in certo qual modo sono comprensibili, commettono atti indegni, però tuttavia questo non va assolutamente assecondato e giustificato. Quindi questo è un particolare molto, ma molto importante che andava specificato. Quindi Kant, come disse in seguito al capitalismo Marx, vediamo che la necessità, cioè i bisogni stessi, possono purtroppo minare i principi morali. E tutto questo non deve accadere. Però come spiegai sempre Marx la volta scorsa, diciamo che anche la politica di per sé, cioè la società stessa, chi ci rappresenta, deve anche fare in modo che noi non compiamo certi atti ignobili. Voglio dire, poi ci ho detto, il sazio non crede al digiuno. Siccome loro stanno bene, voglio dire, beh, credono che tutti stiano bene. Questa purtroppo è la verità. E a causa dei loro interessi, loro egoismo, creano disoccupazione, creano povertà. Di conseguenza, escluso l'inclinazione, come giustamente Marx afferma, per necessità si diventa anche delinquente. Cioè, questa è anche la verità. Quindi, voglio dire, ci devono essere anche i presupposti che i principi morali
possano sussistere. Certo, è lodevole coloro i quali che tuttavia, nonostante i bisogni, voglio dire, hanno sempre quei principi morali. Quelli sono veramente individui a fare l'estate. Però voglio dire, in generale, la massa, se veramente si trovasse alla disperazione, voglio dire, la massa stessa, insomma, il popolo, potrebbe fare azioni, diciamo, disperate, insomma, di rivolta, di rivoluzione. Quindi, purtroppo, ecco che cosa comporta il bisogno e la necessità stessa. Oh, quindi questo è un particolare molto importante che andrà specificato. Ah, poi, diciamo, un particolare importante che mi sono ricordato. Poi quegli individui, diciamo, ignobili, che invece di apprezzare, voglio dire, una persona, no, che è veritiera, no, nel dire le cose, cosa fanno questi qua, giustamente Kant afferma? Abusano proprio della sua purezza, della sua schiettezza. Quindi mettendolo anche in condizione, diciamo, di pericolo, o può essere vittima anche di un inganno, cioè anche ciò che questi individui puri rivelano con la loro schiettezza, a causa di questi individui possono essere anche danneggiati. Purtroppo esistono questi individui pessimi. Poi dice: un uomo che sa che ho del denaro mi domanda, per esempio, hai del denaro? Se taccio, l'altro concluderà che ne ho. Se rispondo affermativamente, me lo porterà via. Se dico di no, mentisco. Cosa si deve fare in un caso del genere? Dal momento che sono costretto con la forza a fornire una confessione che mi riguarda, che di quanto avrò detto verrà fatto un uso illegittimo e che tacendo non mi potrò salvare, la menzogna è una difesa. L'estorsione di una dichiarazione di cui si abusa rende lecita la mia difesa. Infatti, l'estorcermi una confessione equivale poi a portarmi via del denaro. Perciò in nessun caso può essere ammessa la menzogna per necessità, a meno che non si tratti di una dichiarazione estortami e io sia convinto che l'altro ne vuole fare un uso indebito. Oh, vediamo che Kant giustamente fa un buon esempio, un giusto esempio, cioè che tuttavia la menzogna è un qualcosa di ignobile, cioè quindi in teoria noi non dovremmo mai mentire. Vediamo che lui porta l'esempio, diciamo, dell'estorsione. Giustamente in questo caso mi è lecito mentire. Con questo esempio riguardo proprio alle difese del suo denaro. Cioè, voglio dire, nessuno mi deve obbligare a dargli del denaro, quindi essere vittima di un'estorsione. Quindi in questo caso è mio diritto mentire questo individuo indegno. Proprio perché a causa proprio dell'estorsione. Cioè, nessuno ha il diritto di estorcere. Oh, in questo caso, giustamente Kant afferma che io posso mentire per salvaguardare me stesso e il mio denaro. Quindi non è che Kant esclude categoricamente che, insomma, no, che bisogna mentire, insomma. Quindi possiamo in determinate circostanze anche mentire. Io aggiungerei un altro esempio. Per esempio, se due amici, qualora litigassero, ed essendo entrambi miei amici, uno di loro mi chiederebbe se l'altro avesse parlato male, no, di lui. Ovviamente io, per giusta quiete, diciamo, per giusta pace, ovviamente mica posso dire all'interessato la verità qualora l'altro effettivamente avesse parlato male di lui. Sarei una persona, diciamo, stupida, vorrei male di entrambi.
Quindi ecco che in questo caso, col mio esempio, la menzogna è lecita, proprio addirittura dettata dal buonsenso. Quindi il mentire più delle volte vuol dire anche buonsenso, paradossalmente. Ed è così. Quindi bisogna mentire per una causa giusta, o come nel caso mio di suddetto esempio. Poi dice, ma una menzogna è qualcosa di intrinsecamente indegno, buono o cattivo che sia l'intenzione da cui nasce, perché formalmente essa è male. Ancora più indegna poi è quando anche materialmente è cattiva. Ma vi sono menzogne, infatti, da cui non nasca del male. Un uomo che mente è un codardo, egli ha cominciato a mentire, non avendo a sua disposizione alcun altro mezzo per ottenere qualcosa e sovvenire ai propri bisogni. Un uomo coraggioso invece amerà la verità e non vorrà riconoscere alcuna casus necessitatis. Oh, vediamo che Kant in generale afferma giustamente che la menzogna è un qualcosa di ignobile, di illecito, quindi non bisognerebbe mai, in maniera insomma, categorica, mentire. Quindi né per necessità, afferma lui, però facendo l'esempio di Marx riguardo il capitalismo, vediamo che purtroppo la necessità, la fame rende ciechi, quindi si possono minare diciamo, questi principi morali, no? Per la sopravvivenza. Diciamo che se anche non è giustificata una cosa del genere, però purtroppo neanche possiamo condannare queste persone. Se non hanno il pane a tavola, voglio dire, nemmeno il latte per i propri figli, se nessun altro si prodiga a favore di queste persone sfortunate. Cioè, voglio dire, il tema è un po' delicato, è facile dire no, non si deve fare per forza, no, perché è contro i principi morali. Io dico una cosa, Kant ovviamente ha ragione a dire questo, cioè in teoria è così. Diciamo, nemmeno i bisogni, a causa di bisogno e necessità, noi dobbiamo commettere atti ignobili, diciamo, immorali. Però io dico sempre una cosa, noi non dobbiamo giudicare perché stiamo bene. Noi dobbiamo metterci proprio nei panni degli altri che stanno peggio di noi, che non possono mangiare, che hanno problemi veramente gravi. Quindi in teoria non si devono violare assolutamente, come giustamente Kant afferma, i principi morali. Quindi neanche a causa del bisogno. Diciamo, Kant c'ha ragione, e così deve essere. Però voglio dire, nemmeno bisogna condannarli o giudicarli moralmente. Ma ovviamente la legge farà il suo corso, quindi. Però voglio dire, noi non siamo nessuno a giudicare questa gente che per necessità può anche commettere atti ignobili. Oh. Quindi lui dice che nessuna menzogna è a fin di bene, ogni menzogna comporta il male. Però come ho fatto l'esempio? Non è categorico. Lui giustamente fece l'esempio dell'estorsione, no? Denaro. E io ho fatto l'esempio, no, dei due amici litiganti. Vediamo che appunto, da questo mio ultimo esempio, non è detto che la menzogna crea soltanto male, ma anche bene. Quindi non è categorico come dice Kant. Ovviamente c'ha ragione quando dice che una persona che mente sempre, che mente, è un codardo. Questo senza ombra di dubbio. Diciamo, su determinate condizioni si deve mentire per giusta causa, ponendo appunto, come, appunto il mio esempio dei due amici litiganti. Quindi non è sempre negativa la menzogna. Diciamo, in pratica questo è quello che dice Kant. Cioè, ripeto, Kant c'ha ragione, diciamo, in certo qual modo, però purtroppo le esigenze, i bisogni fanno fare degli atti che neanche noi vorremmo fare, e purtroppo siamo costretti.